Buonasera a tutti, grazie per esserci come oggi, ogni giovedì in questo incontro con l'editore. Penso che siamo alla quindicesima puntata ed è una puntata particolare innanzitutto perché è la penultima prima di un paio di settimane di pausa estiva che ci concederemo a cavallo di Ferragosto e poi perché ci caliamo totalmente nella nostra storia locale. Una storia locale che ha senza ombra di dubbio grandi risvolti nazionali, ma poi sarà l'autore a raccontarci queste cose, ma che è fortemente radicata nel nostro territorio. Ecco, è una puntata quindi dedicata a un'altra delle vocazioni della Ronzani Editore, che ha l'ambizione di essere una casa editrice di livello nazionale per le cose che propone, per i titoli che propone, ma ha anche l'ambizione di saper interpretare le voci e raccontare, raccogliere le voci del proprio territorio. Se non si è capaci di fare qualche cosa, di essere qualcuno a casa propria, è inutile chiederci se e come mai non avremmo successo in Italia. Questa è un po' una parafrasi di ciò che ci dice sempre il nostro Ecco alcuni presidente. risultati. E non a caso dico il nostro presidente perché finalmente alla quattordicesima o quindicesima puntata ho il piacere di fare la diretta proprio con Claudio Rizzato, che saluto e al quale do il benvenuto. Eccolo, Claudio, il presidente della Ronzani Editore. Di solito ci segue e lo vedo scrivere qua sulle note alla mia destra. Stasera finalmente siamo io e lui. Grazie Claudio per la tua presenza e grazie anche per aver favorito appunto l'ingresso di questo libro nel catalogo di Ronzani Editore. Io, prima di presentare l'autore, ti cederei la parola per un tuo saluto a chi ci ascolta e a chi ci segue oramai da oltre 2 mesi ogni giovedì. Beh, intanto ringrazio te che conduci questa diretta in modo, secondo me, eccezionale. Ti sei formato e hai individuato una nuova professionalità, oltre alle tante che già hai. E naturalmente riesci ad esprimere, questa è la cosa più importante e più soddisfacente, riesci ad esprimere in pieno il senso del progetto della Ronzani. Questo progetto che va avanti da 3 o 4, da 4 anni Sì, 4 anni e mezzo di pubblicazioni, dai. che sta avendo a livello nazionale riconoscimenti molto importanti, sia per la qualità delle pubblicazioni, e sappiamo che tu sei anche ossessionatamente volto a fare dei libri che siano belli da tutti i punti di vista, ma anche per il contenuto dei libri, che sono sempre più libri qualificati, libri importanti, come quello di cui parleremo dopo. Naturalmente devo ringraziare anche tutto lo staff della Ronzani, Luisa, Elsa, Anita e il nostro amministratore Dario. Sono tutti impegnati in maniera formidabile in questa avventura che non è più un'avventura, sta diventando un progetto culturale del quale si sentiva il bisogno nella nostra regione, ma ripeto, ha anche assonanze nazionali. E voglio ringraziare anche il nostro direttore editoriale, Franco Zabagli, che forse ci sta ascoltando, ma che vedo che spesso si collega anche lui alla diretta. E penso che sia molto importante che noi, che la Ronzani, editi libri che parlano appunto, come dicevi tu, della storia locale. Poi, quando ci metterai in contatto con Mancini, dirò anche come è nata un po' questa collaborazione con una persona, con un compagno, direi io, con il quale ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo fatto percorsi politici e sindacali paralleli non si sono incontrati quando avevamo analoghe responsabilità a livello provinciale, perché lui ha fatto prima il segretario provinciale della CGIL, io lo chiamo ancora segretario provinciale, so che lui usa altri termini che dirà dopo, si chiama il segretario della Camera del Lavoro. E quando lui era segretario della Camera del Lavoro, io non ero ancora segretario provinciale dei DS. Poi dopo,
ci siamo quando non ero più segretario provinciale, lui è tornato a Vicenza a fare il segretario appunto della Camera del Lavoro. Poi abbiamo avuto anche impegni regionali e anche in questi abbiamo collaborato, anche attraverso questi abbiamo collaborato assieme. E poi Oscar ha avuto questa svolta di impegno molto importante nel campo ambientale, magari potrà dire anche qualcosa su questo, perché si collega anche alle vicende che sono narrate nel libro. Benissimo, ecco, sostanzialmente chi ci segue lo avrà capito, stiamo parlando di uno degli ultimi libri pubblicati, perché ne pubblichiamo più o meno una a settimana, si intitola Cotorossi, una storia collettiva, lo stadio, le chiese, la piazza e il tribunale, l'autore è Oscar Mancini, che saluto e che vi presento. Buonasera Oscar, benvenuto, grazie per aver accettato la diretta con noi. Io comincerei proprio chiedendoti questa cosa. Il titolo, che solitamente è un elemento paratestuale discusso in casa editrice, è stato fortemente voluto da te e noi, che ne abbiamo compreso la portata, abbiamo capito che aveva un suo forte significato. Io comincerei da lì e poi ti lascerei via libera, perché come tutti gli amici che ci ascoltano sanno, le nostre dirette non sono per nulla preparate, io voglio che abbiano la gioia della spontaneità dell'incontro con amici, con autori, con ospiti e anche con me stesso. E quindi io ti chiederei, partendo da questo titolo e da questo sottotitolo molto suggestivi, di raccontarci la storia e la genesi di questo libro, poi dialogherete, come diceva Claudio, perché avete una storia anche politica parallela e quindi credo che ne riuscirà un bel dibattito. Prego e benvenuto. Grazie Beppe. Sì, infatti abbiamo discusso molto, più che sul titolo, abbiamo discusso molto sul sottotitolo. Sul sottotitolo, perché io ci ho tenuto molto a sottolineare che si tratta di una storia collettiva e non di un racconto solo di tipo autobiografico, di una storia collettiva che ho sentito la necessità di raccontare, perché si tratta di una storia che non è mai stata raccontata, eppure si tratta di una storia che ha visto partecipe l'intera città di Vicenza e devo dire anche di molti comuni contermini. E mi sono sempre chiesto, ma qual è la ragione per cui una storia così importante, che ha coinvolto i fedeli, ha coinvolto gli sportivi, ha coinvolto l'intero consiglio comunale e provinciale, ha coinvolto l'intera città e tutti gli strati sociali, come mai? Perché questa storia non è mai stata raccontata? Ebbene, io non sono riuscito ancora a darmi una risposta esaustiva. È una storia dimenticata, a conferma, a mio parere, del fatto che le storie non esistono finché non vengono raccontate. Tanto più in un'epoca come la nostra, in cui si vive l'eterno presente, senza passato e senza futuro. Ho pensato per esempio alla tragedia del Vajont. Io ho avuto il privilegio di conoscere e di frequentare Tina Berlina. E devo dire che non è che parlavamo molto della sua storia, della sua bellissima storia, delle sue grandi battaglie. Sai che proprio quando hai nominato il nome è andata via un po' la voce. Mi pare sì, che parlavo di Tina Berlin. Ecco, di perché Tina, è un personaggio talmente straordinario che ho piacere che si senta bene, insomma. Esatto, sì, sì. E questa storia, la storia del Vajont, è una storia che era stata anch'essa dimenticata, se non rimasta nei ricordi tragici tra le montagne. E questa storia è riapparsa solo il giorno in cui è stata magistralmente raccontata
da parte di Marco Paolini in TV. Naturalmente, il mio è un progetto molto meno ambizioso, ovviamente, di Marco Paolini, perché ovviamente ciascuno usa i mezzi di cui madre natura l'ha dotato. Però ritenevo che questo fosse, per dirla come spesso mi pare usi tu dire, Beppe, un libro necessario. Un libro necessario perché c'è una seconda ragione, perché attiene alla necessità di reagire ad una narrazione semplificatoria degli anni 70, che sono stati sbrigativamente riassunti nella narrazione attuale, semplicemente come gli anni di piombo. Ma come scrivo, sotto quella coltre di piombo sono rimaste seppellite tante lotte democratiche, tanti protagonisti di quelle lotte che hanno cambiato radicalmente il volto del paese. Ci dimentichiamo forse che quest'anno è il 50° anniversario dello Statuto dei diritti dei lavoratori, 20 maggio 1970. Ci dimentichiamo in questa epoca di coronavirus che è del 1978 la riforma sanitaria universalistica, di cui fu protagonista ovviamente, diciamo, un concerto di partiti di massa, dalla Democrazia Cristiana al Partito Comunista, passando per il Partito Socialista, ma di cui fu, come dire, protagonista Gabriella, la partigiana Gabriella, ovvero Tina Merlin. In Anselmi. Chiedo scusa, Tina Selmi. Tante, Ero rimasto ancora tante, Tina. sulle montagne. Sì. E negli anni 70, per esempio, il famoso referendum, quando si sancì la legge sul divorzio, quello sull'interruzione della gravidanza, il diritto di famiglia, il tentativo, questo un po' fallito, diciamo così, di affermare la programmazione democratica dell'economia. Ma penso alla legge sull'equo canone, penso alla legge per dare la casa a chi non ce l'aveva e via di Ma anche questo. tutti, mi permetti Oscar, anche tutti i decreti che hanno fatto nascere le regioni sono degli anni Ah, 70. non c'è dubbio, anche se su questo punto io nel libro mi interrogo se fu vera riforma. O almeno nella declinazione attuale, ecco, nella declinazione attuale, perché le regioni allora furono istituite, tu mi insegni, con l'idea che dovevano essere degli strumenti più di programmazione che di Certo. gestione. Invece hanno finito per esautorare gli enti locali, no? E poi c'è una terza ragione, forse quella più importante, che a mio parere rende particolarmente attuale questo libro, questa narrazione. E riguarda non solo il rapporto tra fabbrica e società, tra lavoratori e sindacato, tra lavoratori e partiti, ma anche il ruolo dello Stato nella economia. E quest'ultimo aspetto, a mio parere, è un aspetto centrale, decisivo, no? Perché nell'epoca del coronavirus abbiamo riscoperto tutti il ruolo dello Stato. A dispetto della smorgia neoliberista, diciamo, che ha imperversato, no? Negli ultimi 40 anni. L'abbiamo addirittura sancito il ruolo dello Stato, per esempio, con il blocco dei licenziamenti, con la requisizione di alcune fabbriche a fini collettivi, per esempio per la produzione delle mascherine.
o per entrare nella proprietà delle imprese, come è il caso delle autostrade, o addirittura di una fabbrica, come il caso per esempio della Cormegliani, no? Adesso vedremo chi le farà, diciamo, la storia dell'Ilva. Cioè, abbiamo riscoperto, per esempio, la superiorità della sanità pubblica universalistica dopo tanti anni di tagli e di privatizzazione. Leggevo proprio nei giorni scorsi sul Foglio un'intervista di Giorgio La Malfa, il quale ci ricorda che senza l'IRI e l'INI non ci sarebbe stato il miracolo economico degli anni 50, 60, dell'età dell'oro, insomma, per dirla con Alba. Certo. Si tratta di quelle partecipazioni statali alle quali si appellavano unanimemente negli anni 70 i consigli comunali di Vicenza, di Schio, di Venezia, per rimanere in casa nostra, affinché le partecipazioni statali assumessero un ruolo strategico nella programmazione democratica dell'economia. Ecco, programmazione democratica è diventata una bestemmia quasi, no? Con Posso negli dire anni. una cosa su questo, no? Perché tu dicevi prima, cioè, questo libro è molto importante perché non parla soltanto di una storia cruciale negli anni 70 a Vicenza e nel Vicentino, ma parla a tutta l'Italia perché le vicende del Coto Rossi e della Lane Rossi sono state le prime vicende di... Possiamo definire la rivoluzione industriale nel Veneto e Sì, in Italia, perché certo, Alessandro la Lane Rossi torna indietro al 1830 circa, il Rossi. Sì. Coto Rossi qualche 70-80 anni dopo. Stiamo parlando di chi ha avviato la rivoluzione industriale nel Veneto e quindi in Italia, per primo, del barone Rossi, che poi è diventato parlamentare. Il primo parlamentare veneto dopo l'annessione nel 1866. Certo, primo Ed è senatore. molto importante questo libro perché parla della politica industriale nazionale e del ruolo che hanno avuto appunto le partecipazioni statali. Quando dicevi prima che perché non si raccontano queste storie, io non vorrei ridurla ad una questione proprio organizzativa, ma la sinistra, e prendo Bravo. dentro la sinistra anche il sindacato, non è mai stato capace di raccontare e di conservare le proprie storie. Tant'è vero che se volessimo andare in cerca delle battaglie che abbiamo fatto tanti anni fa, se c'è qualcuno che è stato meticoloso, mi metto anch'io tra questi perché ho tutta la documentazione di quello che è stato fatto nella politica in quegli anni. Ma se non c'è qualcuno di meticoloso, ogni battaglia cancella quella precedente e non si conserva mai niente, neanche a livello documentale, per poter raccontare appunto queste storie. Però devo anche dire come è nato un po' il collegamento e ci siamo rincontrati e come ci siamo rincontrati con Oscar, perché questo libro ha come Galeotto fu, in questo caso, un libro importante della Ronzani, che sta avendo grandi riconoscimenti, ha avuto anche un premio letterario, perché tu mi hai chiamato perché volevi presentare nel Vicentino il libro di Claudio Guccioni, Esattamente. Il Purgatorio non è eterno. Ed è stato in seguito a questo ragionamento che mi hai detto, anch'io sto facendo un libro sulla Coto Rossi. E poi mi pare che sia partita da questo ragionamento. Conseguente al libro di avevamo anche programmato di presentarlo. Avevamo programmato un bel tour Veneto che purtroppo il Covid ha Successo spazzato. quello che è Ma successo. recupereremo, perché i libri se sono buoni non invecchiano. Ecco, e quindi senz'altro recupereremo. Prego, prego Claudio, scusami se ti ho No, interrotto. no, no. Volevo conferma anche da te che Oscar, che è un po' nata così e mi hai No, no. trovato subito, subito interessatissimo, interessantissimo, ma anche entusiasta di questa idea di pubblicare
Perché la storia del Conto Rossi è la storia di tutte le nostre famiglie. Chi è che non ha avuto qualcuno che ha lavorato, qualche familiare che non ha lavorato al Conto Rossi o alla Lane Rossi? Chi non li ha avuti? Nel Vicentino, per esempio. Ma non solo, se poi mi permettete, visto che io, come dicevamo prima, no, chiacchierando del più e del meno, anche se non sembra ho qualche anno in meno di voi, e quindi, come dire, alla mia generazione questo libro parla in maniera particolare, invece proprio per un ulteriore aspetto che voi avete cercato di minimizzare, vuoi dandogli un significato, vuoi dandogli l'altro significato del fatto che è una storia collettiva. Io lo trovo interessante proprio anche perché è un'opera di memorialistica ed è senza dubbio l'opera della memoria documentata, si intende, è tutto estremamente documentato, c'è un'ira di Dio di documenti che ci hanno fatto impazzire per metterli in ordine tutti, insomma, ecco, e quindi della memoria documentata dell'autore che è Oscar Mancini, insomma, ecco, e forse è questa memorialistica che è una fonte importante della storia, perché chi ha studiato la storia, io sono storico del diritto, mi sono laureato in storia del diritto e qualche cosina di metodo storico mi è toccato studiarla, e posso dire che la storia minima, la storia piccola, la storia locale si fa con le memorie e con le memorie documentate, che poi gli storici con l'uso del metodo storico le facciano diventare ragionamenti al piano superiore, mi viene da dire, per cercare di farci capire, e quindi che da questi fatti possano desumere anche determinati comportamenti collettivi che generano poi i movimenti della storia, questo è un altro discorso. Ma che si parta da queste cose è indubitabile, perché sono fonti e documenti. Io sono d'accordo con Claudio e anche con la grande opera che fa, per esempio, la Fondazione Nordera Busetto, da lui presieduta, di conservazione di tutta la documentazione che riguarda le battaglie, battaglie politiche, sindacali e le vicende della nostra terra, del nostro Veneto. Ecco, mi pare che sia un'operazione importante proprio per questa conservazione della memoria. E se ho anch'io accolto di buon grado la proposta di pubblicare questo libro, a onor del vero, sempre per esercitare un po' di critica, gliel'abbiamo fatto un po' smagrire a Oscar, che l'aveva fatto ancora più ponderoso e più ricco di documenti, ma io penso che lo snellimento non abbia tolto nulla alla bellezza, alla freschezza della narrazione, anzi gli abbia conferito quel ritmo che vado sempre cercando in una saggistica che sia anche una saggistica da leggere, ok? Ecco, io penso che siano appunto delle cose molto importanti, faremo questo e ne faremo anche molti altri, spero, proprio perché riteniamo che siano cose da fare. Inoltre, mi piacerebbe adesso, nel darti ancora la parola, Oscar, tra virgolette, le cose che ha detto Oscar, e mi rivolgo a chi ci ascolta, mi fanno capire quanto un modo di intendere la vita sociale e politica possa essere interessante e abbia senso. Lui ha parlato di tutto fuorché del suo libro, ma è dai concetti che ci sono in questo libro che nasce questo modo di vedere le cose. Allora io adesso lo richiamo e condivido anche le considerazioni che ha fatto su questo Covid, sul senso dello Stato, su una necessità di una riscoperta dello Stato, sono tutti pensieri su questa idea di lotta democratica, ma che è anche partecipazione democratica, che è anche, come dire, crescita democratica, mi viene da dire, più che lotta, guerra, che sono termini che a me non piacciono neanche un po', mi interessa di più partecipazione, idea di connubio, di confronto di idee democratico. Ecco, di questi concetti è pieno questo libro qua, ed è questa forse la bellezza, nel far capire come si potesse dialogare ai massimi livelli. Oscar è andato a Roma a incontrare Andreotti, nelle sue funzioni ovviamente di sindacalista non di secondo piano ma di primo piano, a livello regionale, a livello provinciale e regionale, e quindi da un punto di vista anche privilegiato, lui andava a Roma a parlare con questa gente qua per riuscire a risolvere i problemi delle lotte sindacali, chiamatele così, insomma, ecco, o comunque delle partecipazioni democratiche alle scelte che non coinvolgevano solo l'azienda. Perché quando un'azienda è tanto grande e occupa
molte persone di quel territorio, deve essere inserita nel territorio, deve dialogare con le istituzioni e con chi ci lavora. E questi non sono concetti comunisti, non sono concetti statalisti, questi sono concetti di comunità. A me viene in mente Adriano Olivetti, che pure non era per nulla un fanatico comunista, perché a volte, sapete, mi diceva voi comunisti, no, prendendo dentro me o chi che sia, insomma, no, non è solo questo, è molto di più. E ha ragione Oscar Mancini a dire gli anni 70 non sono solo gli anni di piombo, come si fa presto a definirli passandoci sopra, perché, per carità, c'è la memoria di tanto sangue ingiustamente, barbaramente versato da delinquenti che sono le Brigate Rosse, perché chi uccide è un delinquente e stop, ok? Ma sono stati, è stato un decennio, per chi ha studiato il diritto pubblico, di strepitose riforme che hanno fatto bene Claudio e Oscar a ricordare. Non c'è stato nessun periodo della storia d'Italia, men che meno della storia repubblicana d'Italia, che ci abbia dato in un decennio tutte queste riforme. Ed è straordinario che sia stato, come dire, un periodo così teso, di così forti tensioni sociali, insomma, no? Qui dentro, per esempio, non l'avete ancora detto, ma si parla di quando hai ricevuto la notizia dell'assassinio di Moro. Io stesso me ne ricordo, l'Italia è stata congelata perché è morto Moro, non perché era morto un comunista, un democristiano, un presidente, un professore o un che, ma perché era morto un uomo di una statura eccezionale. Allora o cominciamo e ricominciamo a ridirci, a raccontarci queste cose e a viverle e a raccontarle con la passione con cui Oscar, con le sue idee, ripeto, questa casa editrice Libera e Liberale accoglie le idee di Oscar Mancini come accoglie le idee di qualsiasi altro, purché con la preclusione antifascista di cui parlo sempre, ok? Ecco, quindi con le sue idee c'è passione, c'è storia, c'è memoria. Oscar, ti prego, quindi raccontaci qualche episodio interessante. Per esempio, dai, per non diventare troppo pesanti, perché sennò la gente si stanca, raccontaci cosa hai combinato allo Stadio Menti, perché lo stadio, il sottotitolo non ce l'hai raccontato bene. Qua c'è una storia collettiva, lo stadio ha avuto un ruolo fondamentale, ma raccontaci questo episodio e le persone che ci ascoltano capiranno tanto del clima di quegli anni lì. Prego. Ah, lo stadio. Un giorno venne da me quasi l'intero consiglio di fabbrica. La Camera del Lavoro allora si trovava in Contra Corpus Domini a Santa Croce, una piccola casetta rossa. Arrivò il consiglio di fabbrica con la proposta: occupiamo lo stadio. C'era una partita di Serie A, un'importante partita. Era la partita Lane Rossi Vicenza Napoli. La mia prima reazione fu: ma voi siete impazziti, ma noi abbiamo bisogno di allargare il consenso intorno alla nostra lotta, non di alzare il livello dello scontro, di metterci contro gli sportivi devono essere nostri alleati. Questi consigli di fabbrica mi spiegavano che loro sono tifosi della squadra di calcio. E non capisco niente di calcio, e questo è assolutamente vero, e che avrei dovuto fidarmi di loro. Cercai di convincerli che non era il caso di avanzare una proposta così radicale, ma non riuscii a convincerli. Tentai anche di convincere il delegato della CGIL, che si chiamava Roberto Mingardi, lo richiamai, feci riferimento ad Antonio Gramsci, al concetto di egemonia, ma niente da fare. E a un certo punto volevano andare avanti, io dissi: mettete in giro la voce, poi ci risentiremo, vedremo. Dopo qualche giorno mi chiama Campana, Sergio Campana, che era il mitico presidente dell'associazione dei calciatori, il quale anche lui mi disse esattamente la stessa cosa che io avevo detto a quelli del consiglio di fabbrica,
ma Mancini è impazzito, ma cosa vuoi fare? Vuoi occupare lo stadio, ma vuoi metterti contro gli sportivi? Beh, insomma, io gli replicai che cosa farebbero i tuoi calciatori se da 6 mesi non prendessero lo stipendio. E alla fine, insomma, per farla breve, gli dissi, insomma, mi devi cosa vuoi? 500 biglietti in tribuna centrale, 5 minuti al microfono, le riprese televisive, poi ti libero lo stadio. Insomma, lui mi rispose, te ne posso dare la metà. Nessun problema. Fu così che quella giornata dell'8 di gennaio del 1978 parlammo durante questa grande partita che ebbe una partecipazione di 30.138 spettatori con un incasso record, dicono le cronache sportive, e preparammo la manifestazione del giorno dopo in Piazza dei Signori. Ma la mattina era successo qualcosa ancora di più importante, perché in quasi tutte le 52 parrocchie di Vicenza e dei comuni contermini veniva letto un comunicato, una lettera della pastorale del lavoro, accompagnata da una lettera del vescovo Onisto che invitava praticamente ad aderire allo sciopero generale. Il giorno successivo, insomma, da un lato la chiamata degli sportivi allo stadio, la chiamata dei fedeli da parte del vescovo in tutte le chiese, il giorno dopo, il 9 di gennaio del 1978, la partecipazione, dicono le cronache, fu talmente rilevante che mai si era vista il dopoguerra. È uno dei tanti episodi, insomma, che vengono raccontati nel libro, ma insomma potremmo raccontare l'occupazione della Banca Nazionale del Lavoro, potremmo raccontare tanti altri episodi, anche tanti aneddoti che vengono raccontati in questo libro, però ci tengo anche a dire, come tu hai ben sottolineato, Beppe, che il mio libro è anche un libro frutto di un lavoro di ricerca, che anche se ho dovuto scoltire molto le note, su tua richiesta, altrimenti avremmo fatto molte più pagine, mi rimane il fatto che, diciamo, è un libro molto documentato. Però c'è una cosa che io vorrei aggiungere, perché questo non è solo un libro di memoria, perché a un certo punto io nell'ultima parte del libro cambio registro perché racconto... Sarei arrivato adesso, perché è una parte fondamentale e ci abbiamo verso la chiusura, proprio su un momento di assoluta modernità e con uno sguardo al futuro. Prego, prego Oscar. Sì, perché parlo di che cosa? Parlo della dismissione industriale e della speculazione immobiliare che ne è seguita. Perché il capitalismo industriale ha scoperto i vantaggi immeritati delle plusvalenze immobiliari, un modo semplice per arricchirsi senza dover fare i conti con l'organizzazione del ciclo produttivo. In sostanza, ecco perché questa è una storia emblematica non solo di Vicenza, ma forse del capitalismo italiano, che a forza di spostare valore dall'industria al cemento, alla fine si ottiene la bassa produttività del sistema economico. A differenza dei tedeschi che investono nella ricerca, nella innovazione, e investono quindi nella capacità competitiva del loro sistema, in Italia si è investito e si investe nel cemento.
cioè nella rendita, che è rendita immobiliare e rendita finanziaria. Ma ormai rendita immobiliare e rendita finanziaria si intrecciano sempre di più. Ecco che lo scempio di Borgo Berga, nell'area Cotorossi, è un caso emblematico di quello che è successo in questo paese. Ma non è che è successo qualcosa di diverso nell'area Falca a Milano. Non è che è successo qualcosa di diverso all'Ingotto, oppure il fatto che so io, Benetton, che in quegli anni, no, portavamo ad esempio di un nuovo modo di produzione, eccetera, eccetera, a un certo punto dismette il suo core business e si butta in che cosa? Nella rendita autostradale. Si butta oggi nella rendita immobiliare, si è comprata mezzo a Venezia, no? Del dotto davanti alle grandi stazioni e via di questo. Ma così non ha futuro. Vedete, parlando di questi temi, per i quali io starei ad ascoltarti un'altra mezz'ora, che il tempo è super volato. Sono passati 36 minuti, quindi abbiamo abbondantemente sforato rispetto alla mezz'ora che ci siamo dati e che ci diamo ovviamente ogni giovedì. Ecco, io quindi mi scuso se sembra che ti abbia interrotto, ma vorrei solamente, prima di passare la parola a Claudio che tragga delle conclusioni riassuntive e finali e di chiusura di questa nostra puntata, ricordare i titoli delle parti, tanto per dare bene la scansione dei temi trattati, e quindi parte prima lo stadio, le chiese e la piazza, parte seconda quegli anni 70 nel Vicentino e nel mondo, parte terza Cotorossi, si lotta fino all'ultimo, parte quarta, 20 anni dopo, no dal Molin e Borgo Berga, ecco perché dico il futuro e le cose che ci sono e che ci saranno. Parte quinta, una storia non ancora finita, e quindi come le idee camminano attraverso le gambe degli uomini e come ci sia ancora tanto da fare su tutte le cose di cui si parla in questo libro. €19,99, 300 e passa pagine di libro, fitti di ricordi e di documenti, lo trovate nel nostro sito, in tutti gli store online e anche nelle librerie che ci vogliono più bene. Grazie Oscar per il tuo intervento, prego Claudio, ti cedo la parola per fare il saluto finale, fare delle considerazioni conclusive come ritieni più opportuno. Grazie. Io ringrazio naturalmente Beppe e ci rivedremo giovedì prossimo, immagino, ad una nuova diretta con Gianni. Ci sono tantissime cose di cui devi parlare. La casa editrice è in fermento. Abbiamo detto che siamo giovani e quindi non siamo stati colpiti dal coronavirus e ci ha dato una forza, questo lockdown ci ha dato una forza anche di individuare nuove tecniche, nuovi progetti per la casa editrice. Io voglio ringraziare Oscar perché, tornando all'importanza del libro, io consiglierei proprio di acquistare il libro non solo a tutti quelli che hanno sentito parlare di queste storie, ma per esempio abbiamo le elezioni regionali davanti. Tutti quelli che si vogliono candidare, tutti i giovani che sono impegnati nelle associazioni, nei comitati per i diritti, per la Costituzione, devono leggere questo libro, perché se non riescono, se non conoscono la storia della nostra città o la storia della nostra provincia, del nostro Veneto, non so come facciano a progettare le loro azioni politiche e sindacali. Devono acquistare questo libro per capire cosa è successo a Vicenza, ma per capire anche una cosa fondamentale, che è molto attuale il libro. Quello che è accaduto a Borgo Berga non si può capire se non si legge questo libro, cioè se non si conosce la storia di prima, perché è tutta una cosa che si è collegata in questi anni. E sono d'accordo con te, la vicenda di Borgo Berga ha quelle caratteristiche che hai descritto te, di una trasformazione del sistema, del modo di produzione e dello spostamento di valore dal lavoro
alla rendita finanziaria o dei terreni. E quindi è una storia che ci parla oggi di quello che potremmo essere anche domani. Non è una storia che ha capo cosa fatta a capo A, è una storia che ci parla dell'oggi, perché anche la vicenda di Borgo Berga non è mica conclusa. Anche là ci sono state battaglie per fare emergere almeno la speculazione immobiliare che c'è stata. Sono battaglie che non hanno avuto ancora il riconoscimento giusto, perché sappiamo e abbiamo visto tutti che anche negli anni di Tangentopoli in Italia dappertutto è successo qualcosa tranne che nel nostro Veneto e nella nostra provincia, dove non si sa come, non si sa perché, ma la magistratura dalle nostre parti non vede mai quello che gli succede attorno, mentre vede molto di più la magistratura di altre regioni o di altre parti del paese. E qui la storia si farebbe lunghissima e vabbè, insomma. Certamente. Sempre fili di storie lunghe, insomma, ecco, che si intrecciano in questo libro. Bene, per me anche questa puntata, inventata da Beppe e dallo staff della Ronzani, è stata molto significativa e spero che lo sia stata anche per chi ci ascolta, che ringrazio ancora. Ne approfitto proprio anche per salutare tutte le persone che ci ascoltano. Alcuni sono beatamente in ferie, altri sono gli nostri amici di sempre. C'è anche la presidentessa che saluta il presidente, sai, Claudio. Ecco, salutiamo Carla, che è la moglie di Claudio e che ci segue sempre con tanta, tanta passione. Molti nostri soci, Piero Antonio, Dario, Romina, molti amici. Agostino, Luisa, la nostra Luisa, Fabio, Gianni, insomma tantissime persone, la nostra Bruna Graziani e tanti altri amici, Roberta, eccola qua, Antonio Esposito, Ciro Sporoso, ecco, che saluta Oscar, grazie Oscar per il libro, saluto a Claudio, all'editore, grazie Ciro, ricambiamo, insomma ecco, molti altri che forse non nomino ma che includo in questo ringraziamento. Davvero staremo ancora tanto tempo, abbiamo sforato di molto, però ci ripromettiamo casomai di fare un'altra puntata dedicandola a queste cose, magari invitando anche qualche altro contraddittore, tra virgolette, che possa, come dire, farci parlare ancora di questa cosa e di questo libro. Io spero che proprio molti accolgano l'invito di Claudio e che lo acquistino e che lo leggano. Grazie a tutti, grazie ancora Oscar, grazie ancora al nostro presidente Claudio Rizzato e saluti a tutti, a giovedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie a voi, grazie Beppe, grazie Claudio. Ciao, ciao Oscar. Grazie. Ciao, ciao.